Danilo Arena, neodirigente della squadra del Furci, dall'Angiali al Furci, dalla terza categoria in pratica alla prima categoria. Come mai? Diciamo che la voglia di calcio è comunque tanta, quindi a stare poi insomma si soffriva e si soffre. E ci sono stati contatti anche precedentemente. Insomma, uno ha ceduto un po', come si suol dire, al cuore, quindi collaboriamo qui di Furci, ben volentieri. Una dirigenza questa furcese che si allarga sempre più a Mercatoli, che significa che Furci vuole andare in alto? Diciamo che sì, c'è un'unità di intenti, si cerca di portare avanti questo progetto e sì, quindi insomma c'è un allargamento, no, di soggetti che vogliono, che intendono insomma aiutare e portare un valido aiuto concreto a questa realtà furcese. Primo approccio con questo campionato di prima categoria, le differenze con quelle di terza? Le differenze ovviamente sono tante, si nota che c'è un salto doppio di categoria, ovviamente c'è più organizzazione e anche, diciamo così, ovviamente più affascinante sicuramente, non che quello di terza categoria dell'anno scorso lo fosse stato meno da un punto di vista di numero di derby, no? Però ovviamente la prima categoria è comunque diversa. Anche perché si va incontro a città importanti, quindi diciamo che il tifo non è quello di terza categoria, che era abbastanza quello di terza categoria, ma è un tifo forse migliore, che conosce bene il calcio. Sì, no, ma il tifo comunque è tutto lo stesso, la realtà è diversa e che comunque ci sono squadre ovviamente più organizzate, con anni di attività magari più lunga, e quindi insomma ecco il motivo per cui insomma il campionato è sostanzialmente diverso. Da neo dirigente, ci credete a questi playoff? Diciamo che le porte sono aperte, no? Quindi non ci precludiamo nulla, vediamo partita dopo partita quello che succede. Ci auguriamo per il bene della società di arrivare insomma quantomeno tranquilli, a una salvezza tranquilla, poi insomma si vedrà. Visto che sono arrivati nuovi dirigenti, ci saranno anche nuovi acquisti? No, ancora è troppo presto, almeno per quanto mi riguarda, discutere di queste cose. Non ho avuto modo di parlare con la società di questo.